Anche quest'anno in Campania la preapertura della stagione venatoria è saltata. Se nelle ultime due stagioni era stata la regione a scegliere di non autorizzarla, quest'anno è stato un ricorso delle associazioni animaliste a bloccarla. Ad agosto c'era stata una prima sospensiva del TAR. In queste settimane si sono poi susseguite nuove delibere, altre sospensive e richieste di revoca, fino all'ultima del 9 settembre, con la quale il TAR ha nuovamente optato per una sospensione cautelare. La regione ha così provato a chiedere al tribunale la revoca della sospensione, spiegando che le nuove delibere superano le criticità evidenziate nella prima sospensiva, ma il tribunale ha respinto l'istanza di revoca, come ha respinto anche la richiesta di anticipare la camera di consiglio fissata per il 26 settembre. A fare chiarezza ai nostri microfoni è stato l'assessore regionale all'agricoltura Nicola Caputo. Noi abbiamo fatto degli atti completamente in sintonia con il comitato tecnico faunistico della nostra regione, abbiamo fatto il calendario qualche settimana più tardi, semplicemente perché è arrivato tardi il parere dell'ISPRA. Noi l'abbiamo chiesto all'inizio di maggio ed è arrivato oltre il 30 giugno. Poi abbiamo fatto un calendario secondo le, trovando un equilibrio tra sensibilità ambientaliste e quelle venatorie. Abbiamo previsto la preapertura, così come voluto dalle associazioni venatorie, e poi c'è stato il ricorso. Al ricorso abbiamo risposto in maniera puntuale, punto per punto. Il giudice amministrativo ha ritenuto di non considerare queste cose. Nel merito valuteremo se le cose che avevamo fatto erano o no adeguate. Dobbiamo trovare il modo in Consiglio regionale di modernizzare questo settore. Anche gli stessi ATC, così pletorici, così numerosi, secondo me non sono un bene per il settore. Però queste sono cose che vanno decise nelle sedi opportune, e la Giunta regionale e il Consiglio regionale, a mio avviso, dovranno farsi carico di questo ammodernamento necessario in un settore che è complesso, ma è anche un settore tutto orientato alla sostenibilità, perché sia le associazioni venatorie sia quelle ambientaliste rappresentano le loro peculiarità, soprattutto nell'interesse dell'ambiente e dell'amore dell'ambiente che vivono.